tutti, bentornati sul mio canale. Oggi con la giornata uggiosa vi registro finalmente i video dei prodotti finiti di settembre. Buongiorno a tutti e bentornati sul mio canale. Oggi finalmente vi registro i prodotti finiti di settembre con questa giornata bella fresca, bella uggiosa, bella scura. Sto giocando poi in anticipo, quindi vi registro il video un pochino prima perché non so se la prossima settimana avrò innanzitutto del tempo e soprattutto l'occhio giusto per chiacchierare con voi. Questo mese è stato un pochino magro perché mi sono concentrata a finire le cose che ho aperte e poi ho troppe cose aperte, non volevo aprirne altre perché poi andando con la stagione fredda dovrò completamente cambiare skincare. Direi di cominciare subito dal corpo. Abbiamo terminato il bagno doccia rinfresca rivitalizza pino classico di Vidal. Questo è un bel boccettone da 750 ml, ci è piaciuto tanto. Ultimamente sto scoprendo questo marchio e mi piace tantissimo per quanto riguarda la cura della persona, il bagno doccia. Per quanto riguarda le profumazioni ci siamo trovati bene. André è fan di Pino Silvestre, quello imbattibile, ma anche con questo si è trovato bene, non seccava la pelle, quindi ottimo. Ho terminato doccia shampoo energizzante con cedro e zenzero di Neutro Roberts, 250 ml di prodotto, ovviamente non era così liquido perché poi ci ho messo dentro l'acqua. Mi è piaciuto moltissimo, questo è un prodotto senza sapone a pH fisiologico adatto per il lavaggio dei capelli e del corpo. Io l'ho utilizzato nella vasca da bagno anche se non è proprio adatto perché comunque fa poca schiuma, è adatto più a schiumare sotto la doccia. Mi sono comunque trovata bene perché lava molto bene, non secca, fa abbastanza schiuma, né tanta né troppo poca, dà comunque soddisfazione e poi ha una profumazione super 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 autunnale, calda, si sente lo zenzero, si sente il cedro, mi è piaciuto veramente tantissimo. Poi ho terminato il doccia bronze latte di cocco, doccia crema idratante, non lava via la bronzatura, vabbè, di Bilboa, con attivi Hydra Bronze. Questo mi è piaciuto molto, sono 250 ml, ovviamente io non l'ho utilizzato perché avevo paura di lavar via la bronzatura, ragazzi. Sono stata 2 mesi fa al mare e comunque io la bronzatura ce l'ho ancora, anche il segno. Queste sono tutte dicerie, ma mi piace molto il profumo di questo bagno doccia ed è vero che è parecchio idratante perché è un prodotto in crema che quando lo andate a lavorare sotto la doccia non scivola, non svanisce, va proprio emulsionato. Lascia la pelle morbidissima e ha un profumo buonissimo, ma devo dire che sto andando in overdose con le profumazioni del cocco, cioè ormai non li sopporto più. Nella doccia ho ancora il boccettone da finire di felce azzurra, il cocco e bambù, poi penso basta cocco fino all'anno prossimo. Tornano i profumi autunnali e invernali. Ho terminato la mini size di doccia crema al karité di Yves Rocher, questa era nell'edizione natalizia ma esiste anche nell'edizione permanente con un disegno diverso. Questa mi piace sempre tanto, è una crema densa, si può utilizzare secondo me anche sul viso, fa pochissima schiuma ma lava molto bene, lascia la pelle morbidissima, è un prodotto veramente coccoloso, dicono che non fa schiuma, che non lava, ma questo prodotto lava molto bene, adatto soprattutto per pelli secche e sensibili. Scusate che mi tuffo. Ho messo in uso la saponetta di felce azzurra bio certificata ICEA all'argan, 125 grammi, non mi sta dispiacendo, nel senso che fa quello che deve fare, lava, però comunque va a seccare leggermente la pelle. Per me le imbattibili sono quelle della Dove, che sono cremosissime, è vero che si consumano prima ma lasciano la pelle veramente morbida. Questo svolge il suo lavoro, non profuma eccessivamente ma non andrò a ricomprare. Poi ho terminato il detergente intimo Sanex Sensitive ipoallergenico senza sapone, mi è piaciuto molto, 250 ml di prodotto. Questa aveva una buonissima profumazione, solitamente non ricerco la profumazione nel detergente intimo ma questo sapeva proprio di cosmetico, buono, lava molto bene e lasciava la zona pulita, deodorata, non andava a seccare eccessivamente le mucose. Quando avevo la zona irritata non mi andava a peggiorare la situazione, devo dire che lasciava comunque la Yolanda leggermente più idratata, aveva un aspetto un po' emolliente nelle zone basse. Buono, è costato anche poco. Poi Andrea ha terminato Deo Care di Sauber, io l'avevo cominciato poi l'ho smollato a lui perché a me non piace questo prodotto, antimacchie e aloni senza alcol e
parabeni a una profumazione semplicemente che non mi piaceva, ad Andrea è piaciuto, lui non è molto oleoso con i deodoranti. Poi ho terminato, me ne mancano alcune, Lini Specialist Lady, questi sono extra protezione e discrezione per perdite di urina, ovviamente io non ho ancora queste tipologie di problemi, ma sono assorbenti che utilizzo di notte quando ho il ciclo. Io ho il ciclo che dura 3 giorni, però il secondo giorno è veramente molto molto abbondante, non a caso sono anche molto anemica, e questi sono super comode, sono lunghe, hanno una grandissima assorbenza e costano anche meno rispetto agli assorbenti per flusso abbondante. Ragazze, di notte non è che dobbiamo essere sexy quando abbiamo il ciclo, quindi vanno bene anche queste. Ho terminato le veline del DM Family Box, questi erano con la carta riciclata, mi sono piaciuti tanto e devo dire che mi sono piaciuti anche parecchio. Ho terminato il Thermacare fascia autoriscaldanti XL dolore diffuso, mi sono piaciute molto, le ricompro spesso perché quando ho i fastidi alla cervicale, il mal di schiena eccetera mi aiutano tantissimo. Quest'anno mi si è pure infiammato il nervo sciatico e quindi ne avevo bisogno, le ho messe di notte, vanno a scaldare la zona, il muscolo, ma molto molto gradualmente, non è che vi ustionate subito, e funzionano veramente tanto. Io in giro di utilizzi ero nuova. Poi abbiamo finito, questo l'ho finito io, Blanc Sensitive con minerali naturali, mi è piaciuto moltissimo, questo è per denti sensibili ma allo stesso tempo è un dentifricio sbiancante e non abrasivo, mi sono trovata bene, aveva un sapore leggermente mentolato ma non, scusate, non dava assolutamente fastidio ai denti e alle gengive, mi sono trovata molto bene, non mi ha dato fastidio neanche allo stomaco, non mi impastava la bocca e non si sgretolava. Sapete che quando non, anche quando sciacquate bene la bocca al mattino comunque rimane sempre una patina, poi si sgretola e pensate che state perdendo i denti, questo era ottimo. Poi ho terminato Sensibilità Gengive Calm di Oral-B, non vi sorprenderete, sono tutti i dentifrici che ho terminato io perché ovviamente vi ho detto che ne apro tanti e poi c'è quel mese quando ne finisco tutti. Questo mi è piaciuto molto, molto molto delicato, lo utilizzavo sempre alla sera, aveva una profumazione di bubblegum, puliva molto bene, non dava fastidio assolutamente alle gengive. E poi ho terminato il dentifricio bianco naturale al cocco di Equilibra, questo con la menta delle cocaina, cocco e menta peperita, al contrario di tutte le aspettative mi è piaciuto tantissimo, si sapeva di menta ma non era eccessivamente mentolato, fastidioso, e soprattutto mi ha fatto molto piacere che non sapesse di cocco, perché sì, cocco è buono, però ragazzi, sentirselo in bocca al mattino il cocco, no, ha una profumazione di cocco, questo sì, ha un ottimo potere pulente, non dava fastidio ai denti, questo mi è piaciuto. Rimanendo in tema di Equilibra, mi è piaciuto molto anche il colluttorio al cocco bianco naturale, che non sapeva assolutamente di cocco anche questo, grazie al cielo. All'interno contiene malva, lichene, l'olio essenziale di tea tree, l'olio essenziale di pompelmo, xilitolo, aloe vera, non contiene zucchero all'interno, non ha un buonissimo sapore, ma devo dire che mi sono trovata bene perché mi lasciava la bocca pulita, non mi andava a dar fastidio alle gengive, non mi seccava assolutamente la bocca e comunque l'effetto antibatterico io lo percepivo, quindi questo potrei anche ricomprarlo anche se il sapore non è il massimo. Andrea ha terminato Paradontax protezione gengive extra fresh, questo non può mancare nei miei video, è buono ragazzi, ve lo compro e ricompro a getto continuo, scusate ma oggi mi cascano tutto dalle mani. Poi abbiamo terminato un sapone mani Amsterdam, questa era dell'edizione di Sien, certificato Ecolab, sono 500 ml, ragazzi a casa mia i saponi vi durano un'eternità, questo penso che mi è durato 5 mesi, eppure ce l'avevamo le mani, ma forse perché non abbiamo questa eccessiva mania di lavarci le mani e poi siamo tutto il giorno fuori casa, quindi cioè, è normale che un sapone mani mi dura tantissimo. Buono, mi è piaciuto, è delicato, non mi andava a seccare le mani per quelle volte che lo utilizzavo, aveva una buonissima profumazione, un sapone mani ragazze. Poi passiamo al corpo.
gruppo. Ho terminato il Doccia Peeling di Balea, questo è sfogliante al profumo di bacche rose e vaniglia rosse. Era un'edizione limitata, sono a 200 ml di prodotto, mi è piaciuta molto la profumazione, ma questo non è neanche un peeling, è un doccia gel sfogliante, aveva la texture papposa tipo aloe vera, cascava un po' in doccia, un po' rimaneva sul corpo, le particelle sfoglianti si sentivano, era godurioso come profumo, ma come tutti i bagno doccia Balea, soprattutto quelli in edizione limitata, tendono a seccarmi la pelle. Questi tipi di prodotti non li ricomprerò più. Poi, bocciato e finalmente finito l'ultimo scrub corpo in gel alla frutta di Grenic, delicato sulla pelle, delicato sì perché non faceva assolutamente niente, questo era proprio un gel, una polpa, cioè non si capiva che texture era, questa era la profumazione di fico, l'unica profumazione che mi piaceva, però questo non fa niente, non fa schiuma, non lava, non esfoglia, soldi buttati. Poi, sempre come scrub, ho terminato il peeling di Balea, questo ai frutti al melograno estratto di temace, 60 g di prodotto. Questo mi è piaciuto molto perché era uno scrub secco, sì, però esfoliava molto molto bene e soprattutto si scioglieva nell'acqua, quindi non vi andava assolutamente a intasare la doccia, vasca o dove si lavate. Ottima profumazione, andava comunque a tonificare la pelle perché contenendo il sale va proprio a rinvigorire, questi mi sono piaciuti, è l'unico scrub che mi è piaciuto questo mese. Poi ho terminato una bomba da bagno del marchio Bubble, questo lo potete trovare sul sito di Look Fantastic, buonissima, il problema è che era veramente gigante, ma devo dire che si è sciolta molto bene, non ha lasciato nessun residuo, una profumazione paradisiaca e soprattutto mi ha lasciato l'acqua rosa. Non terminato ma cestinato, questo già è il secondo prodotto nella mia vita che cestino, è questo Coffee Scrub di Bean & Body, trovato secco verde qualche anno fa, all'interno contiene l'olio di cocco, l'olio di mandorle, burro di cacao, acido ialuronico, ma ragazze questo è un prodotto incubo. Fa fatica a prelevare, casca nella doccia, non si sente assolutamente nella sua azione sfogliante, nella sua azione trattamento grazie agli oli e burri che contiene, soprattutto mi andava a intasare la doccia. Ogni volta che lo utilizzavo dovevo utilizzare idraulico liquido e anche no ragazze, cioè no, non mi piace usare quel tipo di prodotto così spesso, quindi io l'ho svuotato ragazze nell'umido, almeno lì è più utile, va a biodegradarsi e ciao. Perché assolutamente è un prodotto pessimo, è proprio un incubo, era inutilizzabile ed era inutile insistere sotto la doccia e andare a creare più danni che altro. Poi, sempre per quanto riguarda il corpo, ho terminato il body scrub anticellulite di Ecolatier, questo è l'unico prodotto che non mi era assolutamente piaciuto di questa linea, anche se mi piacciono altri prodotti, 99,6% di ingredienti naturali con canapa organica, profumazione molto molto balsamica e selvatica, mi è piaciuto tantissimo, peccato che anche questo è uno scrub indecifrabile, nel senso che era una pappetta ma molto filamentosa, sembrava una colla, molto elastico come prodotto, quindi non aderiva sulla pelle ma aderiva sulla palma della mano, non riuscivate a scollarlo, a staccarlo, di conseguenza non riuscivo a fare lo scrub, a sentire l'effetto sfogliante, si sciacquava difficilmente, si scioglieva anche difficilmente, purtroppo per me è un prodotto bocciato, anche se gli ingredienti sono buoni, l'ince è buono, no. Poi ho terminato la crema corpo ricca da massaggio balsamica e tonificante alle 31 erbe di Phytorelax, certificata IAB e Vegan OK, questo è un marchio che non testa sugli animali. Allora, buona come crema perché è molto ricca di erbe balsamiche, ha un profumo molto molto fresco, molto rinvigorente, vi fa quasi da aromaterapia, ho amato tantissimo lo scrub e mi è piaciuta anche la crema, il fatto sta che non è una crema ricca e non è una crema nutriente, è una crema molto molto idratante, va addossata poco sul corpo altrimenti fa tantissima ascia bianca, lascia la pelle molto tonica, molto rinvigorita e idratata, nulla di più, nulla di meno, forse costa anche troppo per l'azione che fa, però il profumo è veramente glorioso. Terminata finalmente questa lozione, tra l'altro perché è piena di peli, Ale, al cocco ad azione nutriente di Angelica, sono 300 ml di prodotto, questa fa parte della linea Superfood, non mi è piaciuta assolutamente perché metterla o non metterla non c'era nessuna differenza, lasciava la pelle idratata apparentemente, poi dopo un'ora bisognava rimettere il prodotto.
Poi ho terminato l'olio corpo Baby Organic Calendula certificato di Lupilù, questa è l'ultima uscita alla Lidl, 300 ml di prodotto, all'interno contiene la calendula, l'olio di mandorle, girasole, insomma come tutti gli olietti per i bambini. Mi è piaciuto come olio perché era più corposo, si sente che è un prodotto da massaggio, aveva un buon potere idratante, elasticizzante, ma l'odore assolutamente no, sapeva di olio da friggere, di girasole, non mi è piaciuto per niente. Poi ho terminato l'olio da massaggio sport all'arnica di Alverde, questo mi è piaciuto molto, ovviamente non è l'olio puro di arnica, altrimenti avremmo pagato 800 euro. Questo è costato 4,99 euro, certificato natro vegano, è ottimo, io lo utilizzavo come un olio corpo normale, ma lo utilizzavo anche dopo aver fatto lo sport in abbinata alla crema di Fitorelax, che mi davano proprio la sensazione di benessere. Un olio non troppo ricco, si assorbiva subito, non lasciava la pelle unta se l'ho utilizzata poco alla volta, a me l'unticcio non dispiace, quindi mi è andato bene come olio. E poi ho terminato l'olio per il corpo al cocco di Hawaiian Tropic, questo è un olio in teoria che aiuta ad abbronzarsi, però all'interno non contiene il filtro solare, semplicemente un mix di oli estratti, olio di cocco, l'estratto di papaya, l'estratto di plumeria, guava, insomma è un buonissimo olietto, devo dire, molto corposo, quindi andava a compattare, elasticizzare tantissimo e allo stesso tempo lasciava la pelle profumata. Mi è piaciuto come trattamento, pur essendo un olio che non c'entra niente con l'uso che io ho fatto, 200 ml di prodotto, potrei anche ricomprarlo. Capelli, ho terminato lo shampoo di Hair Bust, l'avocado e cocco. Questi erano 350 ml di prodotto, questo è stato un prodotto che mi è stato inviato dall'azienda insieme a un kit di tutti i prodotti per i capelli integratori e questo è l'unico prodotto che mi è piaciuto. Uno shampoo in crema gel che lavava molto bene, non andava a seccare la cute, mi lasciava i capelli puliti tra un lavaggio e l'altro. Non è adatto assolutamente ai capelli grassi perché è uno shampoo sì che lava ma non eccessivamente, quindi proprio adatto per i capelli normali. Non capisco la specifica per i capelli lunghi perché comunque se la cute me la lavi bene e non me la secchi, comunque le lunghezze li sgrassava abbastanza, tuttavia non mi ha dato fastidio né i capelli né la cute né nessun prurito, è un prodotto che mi è piaciuto ma di mia spontanea volontà non andrei a spendere i soldi che costa. Poi ho terminato il balsamo della DAF idratazione quotidiana. Non mi è piaciuto perché è un balsamo che non andava né a districare, né a idratare, né a disciplinare, né a fare niente. Poi ho terminato il balsamo in mousse di Pantene della linea classica Nutrimento Leggero Senza Appesantire. Mi è piaciuto tantissimo, 140 ml di prodotto. Un balsamo molto versatile da applicare dalla cute fino alle radici. Andava a districare in un anno secondo, mi lasciava i capelli leggeri, tant'è che mi sentivo quasi pelata. Non mi andava a sporcare, a appesantire, io ho i capelli da normale a secchi, ottimo, mi è piaciuto tantissimo, secondo me è un ottimo balsamo estivo. Poi ho terminato il balsamo Express Bifase, districa, ripara, nutre, morbidezza, cheratina, olio di Madagascar. No, olio di Macassar, jojoba e moringa di Biopoint, 200 ml di prodotto, è un prodottino carino bifasico perché ovviamente all'interno contiene gli oli. Io come utilizzo questi prodotti? In estate se sono in piscina o spiaggia per districare i capelli oppure per inumidire i capelli quando faccio l'impacco pre-shampoo. Mi è piaciuto, sì, ma non lo andrò a ricomprare. Ho terminato questo prodotto per l'impacco pre-shampoo per la cute e capelli all'avocado e banana. Questo è del marchio Rated Green che è difficilissimo da trovare qui in Italia purtroppo, anche se è un marchio veramente ottimo, io non capisco, l'ho utilizzato e adesso nel tappo è rimasto un po' di prodotto. No, niente, non esce più niente, si vede che era qua. Ha una buonissima profumazione di banana, non succhevole perché sembra veramente banana frullata. All'interno contiene tantissimi tantissimi estratti, cocco, oliva, banana, avocado, è un ottimo prodotto. Io l'ho utilizzato proprio sulla cute e va utilizzato post shampoo, quindi è un prodotto pensato a non appesantire assolutamente i capelli e devo dire che funziona. Mi è durato tanto perché l'ho utilizzato solo una volta alla settimana e mi andava veramente a riequilibrare la cute, a idratarla e allo stesso tempo leggermente purificare perché contiene anche la menta, quindi mi lasciava i capelli e la sensazione di leggerezza.
Una volta che sciacquavo i capelli mi andava subito a districare tutti i nodi, me li rendeva belli lisci, luminosi, ottimo, un ottimo prodotto. E poi ho terminato la maschera rigenerante intensiva della Dove, questa mi è piaciuta tantissimo, una maschera molto idratante, molto disciplinante, super super districante, ha una buonissima profumazione, lascia proprio le squame chiuse e i capelli luminosi da uno shampoo all'altro. Io quando la utilizzavo i miei capelli non si annodavano per niente, perché io li pettino solo quando li lavo, quindi prima dell'asciugatura, poi tra uno shampoo e l'altro non li pettino. Buonissimo, mi è piaciuto tantissimo. Poi passiamo ragazze al viso. Ho terminato i dischetti di cotone della Sienne, li compro ogni tanto perché non voglio rimanere senza. Ho terminato anche questi di acqua e sapone, 50 maxi dischetti levatrucco, nulla di particolare, troppo sottili. Poi ho terminato Easy Gel Wet per pelle liscia fino a 28 giorni, mi sono piaciuti tantissimo perché non vanno scaldate, si possono applicare a freddo e poi non mi hanno provocato nessuna irritazione sul viso, quindi mi sono trovata benissimo. Detergenti, ho terminato questo gel doccia Hydra Protective, anche se io l'ho utilizzato sul viso, all'interno non contiene sapone, infatti è per viso, capelli e corpo, molto buono. Questo all'interno contiene l'estratto di avena, ceramidi, molto molto delicato come prodotto, ha una profumazione divina, si può utilizzare infatti anche sui bambini, era una crema gel buonissima, bastava poco prodotto, faceva tantissima schiuma, mi lasciava la pelle morbidissima. Calcolate che io non è che l'ho utilizzato questo mese tutto, l'avevo portato al mare da utilizzare su tutto il corpo, capelli, viso eccetera eccetera, poi a casa me ne era rimasto tanto così e l'ho finito per il viso, l'ho amato e ve lo consiglio se cercate un detergente unico, che non vi piace cambiare ma che sia funzionale, che non vada a seccare la pelle, che vada a detergere, questo è stra ottimo. Poi ho terminato il Botanical Olive Facial Cleansing Oil di Costco D, un prodotto che avevo cominciato da tantissimo tempo e lo alternavo, questo è cruelty free perché all'interno contiene il tea tree, quindi è un olio abbastanza purificante, strucca bene, gli occhi fa un po' fatica, però il viso lo strucca bene, mi lascia la pelle molto pulita, purificata e leggermente sgrassata, però lo utilizzavo veramente poco nel tempo dilazionato, altrimenti mi andava a irritare la pelle. Poi ho terminato gel struccante viso e occhi all'Aquilaia di Bottega Verde, questo mi è piaciuto tantissimo, sono 200 ml di prodotto, un gel che strucca veramente molto bene sia gli occhi che il viso, non va assolutamente a bruciare e seccare, mi è piaciuta molto la profumazione, mi è piaciuta molto la texture perché è gelosa sì ma anche leggermente oliosa, ottima. Poi ho terminato l'acqua termale della Roche-Posay, questa per pelli sensibili, fluida, che in realtà non è fluida, all'interno contiene calcio, zinco e selenio, veramente molto molto lenitiva e idratante, rinfrescante, l'ho utilizzata sia post depilazione, sia per rinfrescarmi, sia come tonico, ottima, una delle mie acque termali preferite. Poi ho terminato il tonico bilanciante del Transparent Lab, questo è un tonico che utilizzavo solo due volte alla settimana, contiene all'interno 5% di acido glicolico, 2% di acido salicilico, acido mandelico e acido lattico, è un tonico esfoliante, abbastanza esfoliante, quindi andava dosato bene, utilizzato poche volte alla settimana. Andava a purificare e lisciare tantissimo ma senza andare a seccare la pelle, mi lasciava sempre la pelle morbida e come se andasse veramente a stimolare l'idratazione della pelle, un ottimo prodotto. Poi ho terminato l'ozione lenitiva di Aderma, che adesso sia tutta cancellata, è molto molto buona come prodotto, era proprio una lozione fluida ma grazie al suo spruzzino usciva in maniera acquosa, questo veramente andava a reidratare, a lenire la pelle, ad addolcirla, buonissima, l'ho utilizzata sia post esposizione solare sia quando avevo la pelle particolarmente irritata ed è una bomba, adatto sicuramente a pelle secca o molto molto irritata.
Poi ho terminato il siero all'acido ferulico di Endocare e alla vitamina C, mi è piaciuto da matti, è un siero oleoso perché comunque l'acido ferulico è un attivo oleoso, buonissimo, mi andava a idratare, elasticizzare la pelle, mi andava a illuminarla tantissimo e migliorare anche la grana della pelle, un ottimo siero antiossidante, potentissimo, anti-age. Sono 30 ml di prodotto, l'unica cosa che non mi piaceva è l'erogatore, cioè sempre a sporcarsi è una cosa che non tolleravo, però è un siero che ricomprerò. Non è adatto per una pelle che non sopporta la sensazione di unto, perché questo è un prodotto che nutre. Ho terminato anche il siero alla vitamina C di Neogen, anche questo è un prodotto buonissimo, leggero dalla texture ma anche lui leggermente oleoso, anche questo va a illuminare tantissimo la pelle, lavora sulla grana della pelle, un buon prodotto antiossidante, idratante e importante, l'ho amato, è già il secondo anno che lo utilizzo. Poi ho finito anche il siero Pigment Control di Miamo, un siero buonissimo, mi piace tantissimo questo marchio. Un siero che non aveva una profumazione buonissima, però il suo l'ha fatto. Vi ricordate la mia macchietta quando era neve? Appunto, ecco, la macchietta non esiste più. Col tempo mi ha dato veramente a schiarirla tantissimo ed è sparita. E calcolate che ce l'avevo da 3 mesi. Io non sono truccata, ma in tantissimi video non sono assolutamente truccata, mi trucco solo gli occhi. E questa è la mia pelle. Voi potete dire sì, la telecamera filtra. Può essere, ma mi faccio vedere anche struccata su Instagram e i filtri su Instagram non perdonano, quindi quando non mettete i filtri quella è la vostra pelle e io non metto mai i filtri. Molto molto buono, l'unica pecca di questo prodotto è che non idrata, quindi dovete abbinarlo con un prodotto idratante, ma la sua funzione antimacchie la svolta benissimo, ma non solo sulla mia macchia ma proprio su tutto il viso, una pelle più luminosa, più uniforme, fantastico. Ho terminato anche il peeling di The Ordinary con alfa idrossiacidi e beta idrossiacidi, molto molto buono, io lo sto tenendo in posa adesso 10 minuti, ho già un'altra confezione ed è un prodotto che continuerò ad acquistare perché è l'unico prodotto che sfoglia veramente in profondità senza dar fastidio alla mia pelle secca e sensibile. Pulisce bene la pelle, me la rende proprio luminosa, radiosa, liscia, ottimo, veramente un portento. Poi ho terminato i patch di Elisha Koi per i brufoli, ogni tanto mi esce qualche brufolino da ciclo, ci applico, funzionano sì, perché io ne ho talmente pochi che vabbè. Ho finito le ampolle all'acido ialuronico 3D della Sien, queste mi piacciono tantissimo, un siero abbastanza corposo, le ampolle che va subito a compattare la pelle e idratarla, mi è piaciuto molto, lascia anche la pelle luminosa. Poi ho terminato il siero contorno occhi di Dr. Botanical Sal Kiwi che avevo trovato in una box di Look Fantastic, 15 ml di prodotto, ho visto la differenza? No, perché è un siero, metterlo e non metterlo non mi dava nessuna soddisfazione. Ho terminato anche il contorno occhi di SPA 24 ore idratante, questa era una mini taglia, non mi è piaciuto perché era un contorno occhi che si spostava a destra e a sinistra, qua dice idratante nutriente, no, cioè leggermente idratante sì, ma non lo ricomprerei per il prezzo che ha. Invece il contorno occhi antifatica antirughe di Endocare lo ricomprerei sì, perché è un contorno occhi un po' più corposo, basta poco prodotto, si assorbe subito, va a lisciare, levigare, elasticizzare la pelle, questo è veramente buono. Poi abbiamo terminato questa crema Skin Detox di Neutrogena, ho cominciato a utilizzarla io, poi l'ha finito Andrea, pessima, è una crema gel che non fa assolutamente niente. Ho terminato anche la maschera notte rilassante di McLaren, questa all'interno contiene l'acqua di fico, acerola e l'acqua di cocco, è una sleepy mask che ho utilizzato anche come crema notte per il viso, molto molto buona, leggera, idratante, aveva una buonissima profumazione, andava a rimpolpare e illuminare la pelle allo stesso tempo lenirla. Mi è piaciuta tantissimo questa linea, nelle scorte ho ancora la mist, veramente super per l'estate e per la texture. Ho terminato anche la crema anti rughe energizzante, crema notte per pelle spenta, rughe sottili di Nivea al Q10 vitamina C, buonissima, texture leggermente più corposa, più nutriente, ma si assorbiva subito, lasciava la pelle compatta, elasticizzata, luminosa,
distesa ho amato. Io questa la ricomprerò a getto continuo perché adoro la Nivea, la linea al Q10, è veramente un portello, ottima. Ho terminato la Soothing Repair Cream per trattamenti eczema eccetera della Ducrene, ho altri campioncini, buonissima. Questo è un prodotto lenitivo che va utilizzato su tutto il corpo dove ne sentite la necessità, è una specie di Cicaplast. Ducrene fa parte della stessa azienda che produce Avène, molto molto buona, unticcia, però si assorbe subito e l'ho utilizzata anche nella zona contorno occhi perché con il freddo mi si spacca proprio qua. Andato a rigenerare e elasticizzare subito la pelle, una buonissima idratazione, mi è andato anche a rigenerare le cuticole sulle mani, questa la comprerò, è una sorta di Cicaplast. Poi ho terminato l'olio di OO anti-aging al cacao, molto molto buono, molto molto corposo, poche gocce sul viso, super 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 nutriente e rigenerante. Terminato il burro cacao Blistex ai tre burri, non mi è piaciuto perché era sì burroso ma allo stesso tempo si scioglieva e si spalmava ovunque, molto molto dolce anche perché si finiva in bocca e si sentiva il sapore dolce, non mi è piaciuto. E poi ho terminato la matita di Catrice color burro, mi sono trovata bene, non sono molto pretenziosa. E niente ragazze, io ho terminato, fatemi sapere se vi sono stata utile, se conoscete qualche prodotto, se vi ho fatto scoprire qualche nuovo prodottino. Io vi mando un bacione e ci vediamo e ci sentiamo giù nei commenti. Ciao!